Ma buongiorno amici, ben ritrovati nella cucina di legna, come state? Allora, quest'oggi andremo a preparare insieme dei dolcetti super leggeri a base di arancia e frutta secca. Gli ingredienti, vedete, non sono molti e sono anche piuttosto semplici e veloci da realizzare. Come al solito troverete l'elenco completo con le dosi degli ingredienti qui sotto nell'info box. Questi mini muffin, chiamiamoli così, occorreranno 2 uova intere, 2 cucchiai medi di miele, 125 ml di spremuta d'arancia o succo d'arancia, un trito di frutta secca scelta, io avevo mandorle, noci e anacardi, 100 g di farina d'avena, un cucchiaino di bicarbonato abbinato a un goccio di succo di limone come agente lievitante oppure del lievito, come preferite. Sapete che voi potete apportare le modifiche in base ai vostri gusti. La farina, se non avete d'avena, va bene qualsiasi altro tipo di farina, la frutta secca quella che avete. Poi la scorza d'arancia oppure nel mio caso una fialetta di aroma di arancia che è bello concentrato, io preferisco. Poi qui a scelta del cioccolato che andrà fuso e servirà per ricoprire la superficie dei nostri dolcetti, ma anche lì a vostra scelta. Ragazzi, iniziamo a preparare insieme la nostra golosità. Ragazzi, queste sono le dosi per 6 pirottini.
Io ho utilizzato questo praticissimo stampo in silicone che ora non vado ad alzare altrimenti mi si rovescia tutto. Avete visto la consistenza, deve essere piuttosto liquida. Ora andremo ad infornare il tutto a 180 gradi, forno elettrico preriscaldato, per circa 15-20 minuti, ma come sempre dipende dal vostro forno, quindi fate la prova a stecchino. Ci vediamo dopo! Ed ecco qui ragazzi, dopo circa 20-25 minuti i nostri dolcetti light all'arancia, avena e frutta secca sono pronti. In realtà, poiché ho deciso di regalarli, li ho impreziositi con del cioccolato al latte e un pochettino di cioccolato bianco e qualche codetta. Ho semplicemente sciolto il cioccolato e ho bagnato le roselline nella ciotolina. Ecco, molto semplice. Ma se voi volete una versione più leggera, evitate di decorarli col cioccolato. Oppure potete utilizzare un cioccolato fondente, 70% cacao, senza zuccheri. Allora, che dire, se questa video ricetta vi è piaciuta mettete un bel like, continuate a seguirmi e rimanete con me nella mia cucina per altre prossime nuove ricette. Vi mando un abbraccio e ci vediamo in un nuovo video. Ciao!